Ciao a tutti e a tutte. Oggi vi insegnerò a realizzare con la gomma crepla questo contenitore dai mille colori, cioè in questo caso sono tre, ma questa volta lo realizzerò di cinque. Sembra complicato, ma in verità non lo è. Ora vi dico quali sono i materiali che ci servono. In questo caso, usando cinque colori, io ho usato 5 cartoncini di colori diversi di gomma crepla, ma se volete realizzarlo così, ve ne bastano due. Se invece volete realizzarlo con meno colori, insomma, dipende da voi, o meglio, qui servono tre, perché sono rosa, rosso e azzurro. Io oggi lo farò viola, bianco, rosso, azzurro e rosa. Poi dipenderà da voi, potete aggiungere più colori e potete toglierli. La cosa è molto semplice. Poi ci servirà una ciotola che ci servirà da guida per poterlo realizzare, della carta da forno con la quale ricopriremo tutta la tazza in questo modo, in modo che la colla non si attacchi al materiale che utilizziamo. Ecco qui, ci basterà coprirla in questo modo, con della carta da forno, in modo che ci dia l'opportunità di lavorare senza incollare nulla. Ci servirà una riga messa in rotta 1:60, perciò ho la misura perfetta che a me serve da 30, perciò siamo benissimo, così è perfetta. Una matita o dei pennarelli dello stesso colore del cartoncino e ovviamente della colla a caldo. E per finire ci servirà una forbice per poter tagliare i triangolini. Iniziamo a lavorare. Io ho già realizzato la maggior parte dei triangolini che mi servono, però taglierò gli ultimi per farvi vedere come si fa. Praticamente basterà prendere questa parte, quella verticale e non quella orizzontale, mettendo il foglio dritto e fare delle linee di 4 centimetri. Ci basterà prendere le misure all'inizio e alla fine del nostro foglio per poi unirle e realizzare una linea. Da questa linea noi segneremo ancora 4 centimetri perché dovremo fare tanti quadratini, perciò faremo 4, 4, 8, 12, 16 e 20. Faremo la stessa cosa nella parte bassa, o meglio nella base del foglio. Punteremo bene la riga e faremo 4, 8, 12, 16 e 20. Ovviamente uniremo le righe per realizzare i nostri piccoli quadratini. 1, 2, 3 e 4 per delineare i nostri quadratini 4x4. Dovremo togliere anche quel millimetro che c'è in più per fare precisa la nostra forma. Ecco qui. Questo è ciò che avremo ottenuto, tanti quadratini 4x4. Da questi quadratini dobbiamo ricavare dei triangoli di questa misura. Di conseguenza faremo ad ognuno dei nostri quadratini la diagonale. Partiremo da un angolo e arriveremo all'altro e faremo una linea, o meglio la diagonale. Faremo così per ogni quadratino una diagonale, in modo da ottenere due triangoli per ogni quadrato. Eccoli qua. Questo è quello che abbiamo ottenuto. Se volete realizzare questo da tre,
Dovrete fare due linee di quadratini per colore. Se volete fare a 5, ancora non lo so. Io comunque ho fatto due linee da 4 centimetri, da cui ho realizzato i triangolini. Ora, con calma, iniziamo a tagliare i triangolini, eliminando prima quello che è in più e tagliando i vari triangolini semplicemente in questo modo. 1, 2. Decidete quanti ve ne servono in base a quanto è grande la ciotola che volete realizzare. È naturale che più strati volete fare, ovviamente più diventa complicato, ma più triangolini vi serviranno. Fatene tanti di questi triangolini perché andranno incastrati uno sull'altro, perciò ve ne serviranno in gran quantità. Ora che ho realizzato i miei triangolini, passo a prendere degli scarti di gomma crepla per realizzare la base della mia ciotola. Per fare la base della mia ciotola, devo appoggiare il foglio e segnare il cerchio che corrisponde alla mia ciotolina. Ecco qua. Taglierò il primo cerchio. Vedete? E una volta tagliato il primo cerchio, ovviamente il colore della base sarà una questione di gusto in base a quale colore volete mettere in evidenza voi, anche perché non ne realizzerò solo una base, ma ne realizzerò tre per dare più consistenza al fondo della nostra ciotola. Questo è il primo. Prenderò gli avanzi di un altro foglio e segnerò il secondo cerchio. Volete anche realizzarlo col compasso, vi basterà misurare il diametro della vostra ciotola e trasmetterlo sul compasso. E ho disegnato il secondo cerchio. Taglierò anche questo cerchio. Questo non è neanche necessario farlo con le istruzioni perché vi basterà, vi basterà seguire il disegno, anche se non è perfetto, non ha importanza. Se invece volete farlo perfetto, come vi ho detto prima, fatelo con il compasso. Prenderò un altro colore, come vi dicevo prima, posizionerò i cerchietti messi nella loro posizione corretta e segnerò anche l'ultimo strato da realizzare e saranno incollati l'uno sull'altro in modo da dare consistenza alla nostra ciotola. Ed ecco qui anche il terzo cerchio. Taglieremo anche questo. Nel frattempo faremo scaldare la nostra colla così che sia bella pronta quando sarà ora di usarla. Ecco qui. E l'ultima cosa da realizzare, sempre utilizzando, faremo una striscia. Utilizzando la parte lunga questa volta del nostro cartoncino, faremo due striscioline, una da 2 centimetri e una da 1 o da mezzo in base a quanto largo che sarebbe questa. Questa è realizzata con mezzo centimetro, perciò faremo un mezzo e un mezzo
Dopodiché uniremo la nostra prima strisciolina. Questa ci servirà per realizzare questo bordino. Mentre una la faremo da due, poi vi spiegherò come usarla. Ma potete farla anche di uno e mezzo, a seconda di come la preferite voi. Sarà la strisciolina che useremo all'interno. Poi vi spiegherò come usarla. Comunque, segniamo anche questa strisciolina da due. E possiamo anche tagliarla più tardi. Nel frattempo, anzi no, non mi piace rinviare le cose, la taglio subito, tanto ci vuole un minuto. La prima strisciolina da mezzo centimetro la mettiamo da parte e la seconda striscia un po' più larga da 2 centimetri o uno e mezzo in base a quello che volete fare voi. Questa ci servirà oltre che a irrobustire la nostra creazione anche a renderla più bellina. Ora prepariamo la nostra ciotola già avvolta con la carta forno e iniziamo a lavorare. La colla nel frattempo dovrebbe essere pronta. Spostiamo ciò che non ci serve più e iniziamo. Incolliamo una sull'altra i nostri cerchi e faremo una croce. E tutto intorno in modo che si attacchi molto bene. Non preoccupatevi, ormai non mi brucio più. Ok? Metteremo in posizione in questo modo e daremo modo di incollarsi. Faremo la stessa cosa facendo così una croce e tutto intorno. In questo modo avremo reso più resistente la base della nostra ciotola, contenitore o quel che volete. Eccolo qua. Se vedete dei punti che sporgono, toglieteli. Il bello della gomma crepe è che si può modificare in qualsiasi momento. Ecco qua. Ora ci siamo. Come vedete, ho realizzato un bel po' di triangolini. Secondo me ne avanzerà qualcuno, ma non è un problema perché comunque li utilizzeremo nelle prossime creazioni. Scegliamo da quale base vogliamo far sporgere. Visto che questo è fatto azzurro, questo lo farò viola. E metterò questo all'esterno. Ora si comincia a lavorare bene. Qui abbiamo la nostra base. Inizieremo ad incollare pezzo per pezzo i nostri triangoli e faremo così. Metteremo un punto di colla e fisseremo il primo triangolino. In questo modo lo porteremo giù e lo faremo poggiare proprio alla base. Vedete? Proprio alla base. Aspettiamo qualche secondo che si incolli perché è il primo e ci vorrà un po' di tempo. Poi metteremo nel secondo un punto di colla nel punto alto e faremo questo triangolo così, non completo. Resteremo un po' indietro. Prenderemo il nostro triangolino e lo attaccheremo in questo modo. Fisseremo per bene e otterremo questo risultato. Ora prenderemo un altro colore, fisseremo questo, faremo lo stesso il triangolo. Prenderemo un altro colore e lo fisseremo a fianco, così. Daremo modo di incollarsi al triangolino e proseguiremo così, alternando ovviamente i colori. Ora ci metterò il bianco
Lo fisserò. Poi metterò sempre la punta e sempre il triangolo comunque sia, però essendo un po' più distante, inizierò a metterlo anche nel centro, in questo modo. Dovremo proseguire in questo modo tutta la ciotola, senza lasciar libero un passaggio. Perciò fate attenzione a non lasciare buchi tra un triangolo e l'altro, perché deve vedersi la base dei tre colori, ma non dovrà vedersi la carta da forno. Ricominciamo da capo, visto che abbiamo raggiunto i cinque colori. Ora aggiungeremo l'azzurro facendo il triangolo. Prenderemo il nostro triangolino azzurro, lo incolleremo in questo modo. Lo terremo premuto qualche secondo perché più andremo avanti e più diventerà ampio lo spazio che occupa in esterno, perciò dovremo premerlo un po' di più. Come abbiamo visto, abbiamo messo l'azzurro, ora dobbiamo mettere il rosso. Faremo il rosso, il triangolino, prenderemo il nostro triangolino rosso e lo attaccheremo allo stesso modo. Come vedete, il lavoro non è difficile, ci vuole solamente un po' di pazienza. Ora prenderemo l'altro colore che è il rosa, ce lo prepareremo davanti per evitare di sbagliare, perché può capitare, credetemi, è capitato anche a me. Metteremo il bordo, il triangolo e ci metteremo il rosa. Come vi dicevo, fissatelo bene. Perché più andremo avanti e più si separerà dalla ciotola. Perciò dovrà essere ben fissato l'uno all'altro, ogni triangolino. Ora che abbiamo messo il rosa, dobbiamo mettere il bianco. Metteremo la nostra colla, il nostro triangolino e il nostro bianco. Cercate di mantenere sempre la stessa distanza, in modo che la forma non cambi. Questo è quello che vedremo nel retro della nostra ciotola. Questo invece è quello che vedremo davanti. Ora, come vi ho fatto vedere, proseguite fino quasi alla fine e poi vi farò vedere il resto. Ora siamo a metà del lavoro e se avete alternato correttamente, il risultato che dovete avere è questo. Ma non è ancora finita, continuiamo ancora ad alternare i colori fino a quasi la fine della nostra ciotola. Siamo quasi arrivate alla fine. Se tutto è andato bene, questo sarà il risultato, un'esplosione di colori. Adesso arriviamo alla fine. Ci mancano solo due punte. Noi andremo a vedere qual è l'ordine? Prenderemo l'azzurro perché è quello che ci manca in questo momento. Attaccheremo l'azzurro e successivamente attaccheremo il rosa che dovrà andare a collegare il tutto. Perciò prenderemo il nostro rosa, allargheremo un filino qua, metteremo la colla nel solito punto e collegheremo il nostro rosa all'azzurro. Poi, successivamente, prenderemo l'azzurro e lo faremo scavalcare sopra il rosa, andando a bloccare piano piano nel punto in cui dovrà bloccarsi per raggiungere l'obiettivo. Perciò andremo a dare forma alla nostra ciotola piano piano e porteremo nella sua posizione così. Perciò toglieremo dalla ciotola, metteremo la colla
nel solito punto triangolare prenderemo l'azzurro e lo incolleremo nella sua posizione. Ci armeremo un po' di pazienza che si asciughi la colla. E una volta incollato, questo sarà il risultato che abbiamo ottenuto. Voglio farvi girare la testa. Ok, una volta collegato il tutto e messo in posizione, arrotondiamo un po' la nostra ciotola. Tanto basterà premere leggermente, non dovremo fare gran fatica. E andremo a fare le come si dice, diciamo, i particolari, ecco. Perciò prenderemo il nostro pezzettino che abbiamo tagliato da mezzo centimetro, metteremo la colla qui intorno e cominceremo ad incollare mettendo la base iniziale, premendo per benino quasi ad attaccarsi al bordo della nostra ciotola, così piano piano, e cominceremo a tirare aggiungendo la colla man mano che avanziamo. Perciò gireremo la nostra ciotola, metteremo una strisciolina di colla e proseguiremo per il nostro lavoro piano piano fino a quando avremo fatto tutto il nostro bordo. Poi, se volete decorare sotto facendo dei disegni astratti o attaccando dei fiorellini, o è una questione di vostro gusto in base a quello che desiderate voi. Io vi faccio vedere come sempre la base. Poi sta a voi realizzare le cose straordinarie. Ok? Premerò sempre un pochettino. Siamo quasi arrivati alla fine anche per questo. Faremo la stessa cosa. In questo modo prenderemo bene le misure. Quando saremo arrivati alla fine, taglieremo quello che è in più. In questo modo uniremo il tutto . Aspetteremo qualche secondo che la colla faccia aderenza, toglieremo l'esubero in questo modo. Io adoro la colla calda, ma fa sempre fili e filetti. E avremo ottenuto questo. Ora andremo ad attaccare, vi ricordate l'altra strisciolina che abbiamo realizzato a 2 centimetri? Però prima di unirla faremo così, faremo dei tagliettini sottili sottili, aspettate che c'è un pezzo viola che mi dà fastidio, dei tagliettini sottili sottili, quasi volessimo realizzare l'interno di un fiore, e più o meno è così. Riuscite a vedere i tagliolini? Dei piccoli tagliettini per tutta la lunghezza. Un po' d'occhio di farli più o meno tutti uguali, piano piano, tanto nessuno ci corre dietro, pian pianino, e faremo tanti tanti tagliettini in tutto il percorso. Abbiamo quasi finito, ormai manca pochissimo. E credo che abbiamo fatto un lavoro piuttosto veloce. Questa sarà, volendo, per fare ancora più colore, se riuscite a fare questo stesso lavoro con più cartoncini, sarà ancora più bello il risultato.
Vediamo se ho raggiunto l'obiettivo. Credo che ci siamo quasi. Cercate di farli tutti uguali in modo che si possa anche girare la crepla a man mano che la portate avanti. Poi io vi ho dato un esempio, ma se voi volete trovare un'altra fantasia per decorare l'interno, a me ovviamente va benissimo, perché io spero tanto. Un attimo di pausa, succede. Allora, realizziamo ancora questi tagliettini piccoli che faranno un po' da pistilli nel nostro vaso, contenitore, piatto, confettiera, portaoggetti, quello che volete farne uso voi. Perché come al solito io vi do un'idea, poi sta a voi l'idea finale per come utilizzarla. Ora useremo questo semplicemente facendo così. Partiremo dal punto in cui abbiamo unito i pezzi e appoggeremo la metà, diciamo non tagliata, nel bordo, adesso vi faccio vedere, nel bordo del nostro fiore. In questo modo. Invece taglieremo, lasceremo la parte tagliata libera di potersi muovere. Perché se noi ne avremo il desiderio, potremo anche spostarla verso il centro per dare un po' di movimento all'oggetto. Ora continuiamo a fare lo stesso lavoro mettendo sul bordo nel punto in cui abbiamo unito e premendo verso giù in questo modo la parte non tagliata in modo da dare la forma di un fiore all'interno. Proseguiremo allo stesso modo per tutto il tragitto del nostro piatto o contenitore, che dir si voglia. In questo modo nasconderemo tutte le giunture. Ripeto, io ho scelto di farne uno solo, ma se voi volete farne più colori, l'effetto è ancora più bello. Magari potete fare più pistilli su più colori diversi e dare proprio l'effetto di un fiore, di un papavero stracolorato magari. Ecco qui. Premete bene in modo che si incolli uniformemente. Date una posizione in questo modo. Ok. Ora proseguiamo ancora. Allo stesso modo, nella parte centrale metteremo il bordo non tagliato e nella parte esterna invece metteremo i pistillini. Proseguiremo ancora fino ad arrivare quasi alla fine, mettendo sempre nel bordo del piatto la nostra colla a caldo. Poggeremo piano piano la base non tagliata all'interno fino a raggiungere la misura del nostro fine. Quando avremo toccato il nostro fine, taglieremo quello che è in più. Ne ho tagliato uno di meno. Aspettate, ho preso male le misure. Succede. Ecco qua. Ta-ta. Metterò la colla sempre nella parte centrale e andrò piano piano a chiudere anche questo, facendo incastrare per bene le due parti finali. Ecco qua. Come vedete, dà un po' l'effetto fiore. Se io mettessi un chiudine qua, vi ipnotizzerei tutti quanti, senza escludere nessuno. Ed eccomi qua. Come vedete, c'è differenza in base ai colori che voi scegliete.
Questo è fatto utilizzando 5 colori, perciò non ho voluto aggiungere altri colori all'interno. Ma volendo, voi potreste comunque fare un altro strato di colore utilizzando magari delle strisce diverse da quella che ho utilizzato io. Magari, se volete dare più colore, potreste aggiungere al centro un'ulteriore strisciolina da mezzo centimetro, se riesco a prenderla. Facendo questo lavoro e girando intorno esattamente come abbiamo fatto prima. Vedete? L'effetto che otterreste sarebbe questo. Oppure potete fare più striscioline da mezzo centimetro di tutti i colori che abbiamo utilizzato e attaccarle nel mezzo per fare un ulteriore effetto di colore. Beh, insomma, le idee sono tante, basta aver voglia di fare qualcosa di diverso. Queste sono le due opzioni. Come vedete, qui ho usato una cornice diversa dal colore interno, riprendendo però i colori esterni. Qui, invece, ho utilizzato il bordo dello stesso colore dell'interno della ciotola. L'effetto è fortissimo. A me piace un sacco. Sono comunque dei contenitori nei quali potete mettere quello che volete voi, oppure renderlo un po' più originale. Con una delle roselline nei miei video precedenti li trovate. Vedete l'effetto che fa? È bellissimo. Ed eccomi qua. Sapete già che a me piace cambiare le cose all'ultimo minuto, perciò ho deciso di aggiungere quel tocco di fiore in più. Ho semplicemente aggiunto un cerchio all'interno dei fiori, perché secondo me sono fiori di una quantità di colore bellissima. Perciò, ancora una volta vi dico, se vi è piaciuta anche questa idea, e vi è piaciuto anche questo video? Lasciatemi un like oppure un messaggio, ma soprattutto iscrivetevi perché ne ho ancora da farvene vedere tante delle idee, perché la mia creatività non si ferma mai. Spero di soddisfare tutte le vostre tendenze creative e spero di darvi tantissime buone idee. Perciò, un'altra volta vi ripeto, se vi è piaciuto questo video e vi è piaciuta questa idea, lasciate un like oppure un messaggio, ma soprattutto iscrivetevi, iscrivetevi e iscrivetevi. Ciao!